Vanna Marchi, nome d'arte di Vanna Marchi, con la V però. Nacque a Bologna 80 anni fa, cominciando la propria carriera come estetista e finendo con l'avere una serie a lei dedicata su Netflix pochi giorni fa. Nel mezzo, un'epopea fatta di alti e bassi, dal diventare la regina delle televendite al carcere. Dal fare la comparsa al cinema ed in serie TV alla bancarotta fraudolenta della propria società di cosmetica. Dall'incidere un brano, entrato anche in classifica, lo vediamo dopo, al diventare un'icona delle truffe e della disinformazione italiana. Signore e signori, benvenuti ad un nuovo episodio di I Soliti Sospetti, la serie nella quale ripercorriamo alcune tra le storie più intriganti legate al mondo della disinformazione e del complottismo. Mettetevi comodi e gustatevi la soave voce di Vanna, mentre io vi gusto questo fantastico whisky invecchiato 10 anni. Alle 10 di mattina. Cosa non si fa per creare l'atmosfera giusta per il mio amato pubblico? Tutto ebbe inizio nei lontani anni 70, quando Vanna Marchi cominciò la propria carriera da estetista, riuscendo a mettersi in proprio ed a vendere i cosmetici di propria produzione. Questa sarebbe potuta essere la storia di Vanna Marchi, una storia onesta, fatta di progresso ed innovazione. Niente strilli, niente truffe, niente mesi di body shaming a Jimmy Ghione, se non fosse stato per il bacio proibito di quell'essere che ha sempre fagocitato l'attenzione e le brame degli italiani. La televisione. Il debutto avvenne nel 1977 con la trasmissione Gran Bazar, nella quale era ospite fissa e che andava in onda su Telecentro, una TV privata bolognese. Gran Bazar fu la prima trasmissione italiana interamente dedicata alle televendite, un format così potente in Emilia da portare il territorio ad essere rinominato la Televendite Valley. L'ideatore di Gran Bazar, ad esempio, si vantò di aver venduto 4 milioni di vibromassaggiatori, The Wolf of Castel Guelfo di Bologna. Comunque, Vanna Marchi ebbe un successo strepitoso. Urlando, dimenandosi ed insultando le proprie potenziali clienti, tipicamente donne grasse e quindi, secondo lei, brutte, infime, ridicole e tante altre parole che potete usare per fare un montaggio e sporgere denuncia contro di me, ma a quel punto entravano in gioco i prodotti miracolosi dimagranti di Vanna Marchi, creme, pilloline, pasticche varie a base di tarassaco ed alghe, probabilmente raccolte nel giardino sotto casa. Giuseppina, se vengo lì ti acchiappo per il collo e ti strozzo, eh? Allora, ascoltami bene le mie parole, eh? Ascolta quello che ti dico perché ho il tuo numero telefonico, di conseguenza tramite SIP arrivo l'indirizzo, eh? Le donne coi seni non piacciono a nessuno! Giuseppina, cosa vuoi da me? La guerra? Hai trovato la persona guerra giusta? Sia! D'accordo? Guerra all'ardo! Guerra all'ardo! Guerra. Signore! Guerra. Signore grasse, guerra. Io non ho niente contro di voi, io vi voglio aiutare, io non vi voglio male, io vi voglio bene! La guerra all'ardo! Guerra! E fu così, e dichiarando guerra all'ardo e lanciando prodotti mirabolanti quali lo sciogli pancia, che a Vanna Marchi nel 1983 venne affidata la sua prima trasmissione, il Vanna Marchi Show su Rete A, che condurrà affiancata a sua figlia Stefania Nobile, che da questo momento la accompagnerà in quello che sarà il periodo d'oro delle televendite in Italia. Parola di baffo! Eccoci qua, ciao De Roberto, guardate, vi ho portato un grande regalo, una sorpresa, lascia lì che poi vi spiego. Cari amici, giovani e meno giovani, un saluto da Roberto Artigiani,
che ancora una volta dopo tanti anni è qui a presentarvi un videogioco, ma questa volta ultimissima generazione, il V-Box seconda serie. Signori, questo è un videogioco che vi consente di avere migliaia di giochi a disposizione e di inserire migliaia di giochi, uno più bello dell'altro, quelli che a voi piacciono di più. Perché? Perché li potete addirittura catturare tramite internet e inserire nella nostra console. Questa è una grafica bella, importante, fatta bene. A 300 euro, non a 30.000. Allora che cosa vuoi mettere in casa? Un quadro ad olio brutto, perché brutto è, fatto in 3 secondi. Allora, sei riuscito a trovare una linea libera? Prenotate immediatamente tutta la parrucca che ve la do per 1.200.000 lire. Parola di Sergio. Alla fine degli anni 80, Vanna Marchi è ormai inarrestabile e famosissima. Sì, Vanna Marchi, la nostra più scatenata imbonitrice TV, è diventata una vera star, ma attenzione, una star da esportazione, forse perché all'estero un'altra così non riescono proprio a trovarla. Compare sulle reti nazionali, sia con delle ospitate che tramite delle parodie. Fate da grandi voi, cos'è il vostro estetiste? Le estetiste! L'estetiste! Sì! E come mai questa idea di fare l'estetiste? Perché noi siamo brave, siamo quando bravissime. Troviamo i fiori, facciamo le creme. Non avete paura, la vostra Vanna Marchi vi propone una cremina alle alghe marine, costo 350 lire. Riesce a vendere oltre 300 milioni di lire di prodotti al giorno. Oggi non sono qui per vendere, ma per presentarvi l'azienda Vanna Marchi. Ebra di successo, pubblica persino un'autobiografia e partecipa ad una parodia dei Promessi Sposi nella quale vende rimedi contro la peste, arrivando infine ad incidere un brano che scalerà anche le classifiche. E allora divertiamoci! D'accordo? D'accordo! D'accordo? D'accordo! D'accordo! Siamo arrivati al 1990. Vanna Marchi è ormai una star all'apice del successo. Ma proprio quando sembra essere talmente vicina al sole da risplendere di luce propria, che delle ombre terribili arrivano ad oscurarne la figura come un'eclissi. Nel 1990 Vanna Marchi viene arrestata e condannata per concorso in bancarotta fraudolenta, quasi 2 anni di reclusione. I fasti del passato sembrano ormai lontani. È forse giunta la fine? Vanna sconta la pena. Quasi 2 anni sono ormai passati e, come se non bastasse, i suoi prodotti cosmetici vengono analizzati e dichiarati inefficaci, inutili. Ormai il successo sembra solo un lontano ricordo. Ma in questo momento entrò in gioco una nuova figura, una vecchia conoscenza di Vanna, il marchese Attilio Capra de Carré, un personaggio affiliato alla loggia massonica P2, nonché ricchissimo e con amicizie importanti, quali, a detta delle Marchi, Berlusconi e Dell'Utri, ma soprattutto con una TV privata. Bingo! Il presunto marchese chiese a Vanna e Stefania di vendere prodotti per conto della propria azienda, la TV Shop, e così le due accettano e si trasferiscono a Milano. Siamo nel 1996, ma di qui a breve i prodotti cosmetici verranno sempre più messi da parte in favore di una nuova tipologia di articoli, qualcosa di più mistico, qualcosa di più esoterico. Siamo di fronte a una nuova rinascita, oserei dire un nuovo nascimento. Signori, allora, veloci, dinamiche, svelti, perché? Perché con noi il grande maestro di vita, Don Ansimento! Sulla scena comparve il mistico maestro di vita Mario Pacheco Don Ansimento, conosciuto formalmente da Stefania durante un viaggio in Brasile anni prima, nel quale il maestro di vita le lasciò una lettera nella sua camera d'albergo facendola scivolare da sotto la porta. La lettera contenente tutti gli avvenimenti che sarebbero successi a Stefania nei 2 anni successivi. Ma io è un male se da ba,
Vere, vamos levar um vere a um a o. Vere, vamos levar um vere a um a o. Naturalmente è tutto finto. Il maestro Don Nascimento altri non era che il cuoco del già citato marchese Capra de Carré. Questo il pubblico non lo sa. E così viene fondata una nuova società, la Haché, che si occupa di commercializzare il frutto delle arti mistiche del maestro di vita. Talismani, cianfrusaglie vari, ma soprattutto i numeri del lotto. Prendete 1000 lire, andate al botteghino del lotto, puntate la quaterna secca, dopodiché aspettate l'uscita in televisione dei numeri e poi andate ad incassare gli 80 milioncini che avrete vinto. I numeri sono altamente personalizzati. Ricercare i numeri fortunati non vuol dire prendere un libro o prendere una matita e dare dei numeri che vengono così alla casa, no. Ricercare i numeri fortunati vuol dire tuffarmi dentro della vostra vita. A testimonianza della bontà dei numeri, alle trasmissioni vengono invitati dei testimoni che affermano di aver avuto delle vincite esorbitanti. Parentesi, si scoprì poi che erano i call centeristi della Haché. Comunque, oltre a questo, a garanzia della buona fede del maestro di vita Don Nascimento, il fatto che i numeri non fossero venduti, ma regalati. Certo, andavano pagate le spese di spedizione, che ammontavano a circa 100.000 lire a botte. Una cifra che si spiega solo se le consegnava Michael Schumacher in persona. Caro maestro, la vita è una cosa meravigliosa! E allora divertiamoci, d'accordo? Certo, ogni tanto c'era qualche piccolissimo inghippo, qualche denuncia per truffa, qualche sanzione per pubblicità ingannevole, ma niente di che, nessuno si mosse mai. Fino al 2001, quando entrò in gioco una signora pensionata, Fosca Marconi. La donna fu contattata direttamente dalla Haché, poiché anni prima aveva osato acquistare dei prodotti dimagranti da Vanna Marchi e l'azienda si era premurata di raccogliere nomi e numeri di telefono all'insaputa delle proprie vittime. E così fu contattata dalla Haché perché il maestro Don Nascimento aveva sognato dei numeri proprio per lei. Ma inspiegabilmente la donna rifiutò. Ma il problema fu che non si limitò a rifiutare, ma contattò Striscia la Notizia, Antonio Ricci, fiutò lo scoop e da quel punto imbastì una trappola complice la machiavellica signora Fosca Marconi. La signora ricontattò la Haché, acquistò i numeri e li giocò svariate volte, perdendo sempre. Ora, assieme ai numeri e alle vittime, venivano recapitati anche degli oggetti esoterici per compiere il rito propiziatorio alla vittoria, tra cui del sale da cucina, dei pezzi di edera raccolti direttamente dai muri della Haché, delle candele e delle cianfrusaglie varie. Impavida signora Marcon richiamò la Haché, che si premurò di capire perché la signora non avesse vinto. E il motivo era che il rito, ovvero lo scioglimento del sale in un bicchiere d'acqua, che non può avvenire se l'acqua è troppo satura di sale, era fallito. Era fallito perché era un segno inequivocabile della presenza di malocchio per la signora Marconi. Ma signora, non si preoccupi, perché c'è una soluzione. Il maestro Don Nascimento si offre di fare un rito propiziatorio del costo di 4 milioni di lire per toglierle il malocchio e per permetterle di vincere al lotto. Cosa mi sto rendendo conto, maestro? Lo so da quando sono nata, ma sempre di più, che alla gente piace sorpresa per i fondelli. Striscia imperversò per settimane sul caso Vanna Marchi, trasmettendo anche telefonate di minacce ai danni delle vittime, finché finalmente la Guardia di Finanza iniziò ad indagare. Vanna Marchi, la figlia Stefania Nobile e altre 5 persone furono arrestate il 24 gennaio 2002, mentre Don Nascimento scappò in Brasile. Fun fact, la Guardia di Finanza intercettò e sequestrò un container carico degli effetti personali del mago in partenza per il Brasile, al cui interno c'erano oltre 200 kg di carta igienica, probabilmente necessaria a pulire tutte le cagate che sparava. Al processo, Vanna e Stefania fanno la scelta che si rivelerà decisamente controproducente, ovvero vogliono le telecamere ad ogni step del processo, certe che la propria schiera di fan parteggerà per loro, ma soprattutto che non si presenterà per la vergogna nessun testimone. Ma i testimoni non mancarono.
più a cuore i soldi che i miei figli. Poi alla fin fine sono stati versati 42 milioni. Che cosa le avevano minacciato esattamente? Cosa sarebbe successo? Che sarebbero morti tutti i miei figli. Ora Vanna e Stefania cambiano registro. Sono diventate improvvisamente solamente delle pedine manovrate dal malefico mago Donassimiento che le ha coercitivamente costrette a perseguire i propri malefici scopi. Una cosa è certa, ogni qualvolta io sento persone che affermano: ho telefonato a Vanna Marchi, ho dato i soldi a Vanna Marchi, io mi sento morire. La mia vita è sempre stata davanti alla telecamera, sempre. Non ho mai nascosto niente al mio pubblico, mai. Ho festeggiato con loro i momenti felici. Ho chiesto aiuto a loro quando ne ho avuto bisogno. Questa è Vanna Marchi. Questa sono io, signor Presidente. In totale furono 132 le vittime che sporsero denuncia per un giro d'affari che la Guardia di Finanza stimò essere attorno ai 60 miliardi di lire. Le due furono condannate a 10 anni per associazione a delinquere, mentre Donassimiento a 4 anni per il rito abbreviato. Inoltre furono costrette a pagare oltre 2 milioni di euro di risarcimento alle vittime. Nel 2009 la Cassazione confermò e ridusse un pelino la pena, cosicché le due Marchi ottennero la libertà solamente nel 2015. Dal 2015 Vanna Marchi e la figlia sono comparse spesso in televisione, soprattutto come ospiti di varie trasmissioni. Nel 2017 fu annunciata la loro partecipazione all'Isola dei Famosi, salvo poi essere escluse prima della partenza per le proteste dei telespettatori. Si sono lanciate in affari in Albania, canali YouTube, siti di e-commerce per la vendita di bigiotteria, insomma si stanno dando da fare. Citando Vanna Marchi, io non muoio mai. Se per strada incontro il demonio, si sposta lui, io vado dritta. Non morirò neanche dopo morta, rimarrò nella storia. Che poi scrivano bene o male, poco importa. L'importante è farsi ricordare. Così si chiude, per il momento, la storia di Stefania e Vanna Marchi, che è del mago Donassimiento, e anche il secondo capitolo di questa mia serie, I Soliti Sospetti. In caso abbiate dei suggerimenti per altre storie legate a truffe, disinformazione e complotti, scrivetemelo nei commenti, così poi vado ad approfondire e ci faccio qualche puntata. Ditemi anche cosa ne pensate sinceramente della serie, se vi annoia, se vi piace, così, insomma, taro un po', se avete dei suggerimenti, ditemeli. Io vi ringrazio per essere rimasti fino a qui, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! D'accordo! 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 Non è come sembra.